Luca Ronco, le iscrizioni saranno aperte fino al 22 marzo e il numero sarà, diciamo, limitato. Lei ha detto in conferenza stampa, ce lo chiede l'Europa per garantire poi una prospettiva lavorativa. Sì, la differenza di questo tipo di offerta dell'ITS è che nasce dalle esigenze reali del territorio e quindi numero chiuso per garantire l'occupabilità a livelli che sono elevatissimi, oltre l'85%. E quindi partiamo con una continuazione della filiera agroalimentare che nasce a Ruffini, che è stato capofila di questo progetto, con il corso agrario e continua con questa offerta universitaria. In Europa si chiamano università tecniche, i nostri ITS, e quindi lavoriamo su questo percorso che ora parte nel settore dell'olio, ma poi si aprirà al settore dell'ortofrutta, del vitivinicolo, tutto quello che verrà chiesto dalla realtà del territorio. Quanti posti, quanto tempo per le domande? Allora, abbiamo 25 posti in totale, sono ancora disponibili una manciata di posizioni, scadenza 22 di marzo.